Le statistiche rivelano che fra il 60 e il 70% dei detenuti italiani torna nuovamente in carcere dopo l'espletamento della pena. La recidiva si abbassa però drasticamente fra il 20 e il 10% fra coloro che sono stati coinvolti in un progetto di rieducazione attraverso attività formative o lavorative. Il docufilm Recidiva Zero, riflessioni intorno all'articolo 27 della Costituzione italiana, proiettato nei giorni scorsi nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno di Torino, ha come obiettivo proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, dimostrando che un altro carcere è possibile. L'iniziativa, organizzata dal Garante regionale dei detenuti Bruno Mellano e dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, ha contato la presenza di una ventina di detenuti del Polo Universitario e dell'Istituto Professionale Plana. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha deciso di diffondere questo docufilm negli istituti penitenziari. Qual è la finalità? L'articolo 27 della Costituzione dice che i detenuti debbono tendere e il sistema carcerario debba tendere al recupero e alla riabilitazione del detenuto. Il 70% di quelli che commettono un reato uscendo dal carcere tende a ricommettere o lo stesso o un altro reato. Soltanto se all'interno del sistema carcerario ci sarà la possibilità di stabilire corsi di formazione, attività sportiva, attività culturale, attività teatrale, soprattutto per gli immigrati, attività scolastiche, allora la recidiva può scendere dal 70 al 20 e qualche volta anche al 10%. Per questo siamo qui, per dimostrare che facendo delle cose in carcere si evita di ritornarci. Com'è possibile arrivare all'obiettivo della recidiva zero? Occorre lavorare per avvicinarsi all'obiettivo. Noi sappiamo già, per i numeri delle statistiche ufficiali del Dipartimento, che i detenuti impegnati in progetti formativi o lavorativi hanno una recidiva molto bassa. Si avvicina al 10 e al 20%, quando l'ordinarietà di chi fa fino all'ultimo giorno di pena in carcere la recidiva è del 70%. Quindi sappiamo che un giorno in più in carcere senza progetti è la garanzia di fallimento. Una scommessa sulla persona, puntando sul lavoro interno, sulla formazione, sull'istruzione e sui progetti esterni, ci garantisce un risparmio sociale ed economico per le carceri italiane.